Oggi una giornata molto importante, si sono conclusi i lavori del protocollo di legalità con tutte le istituzioni presenti, un protocollo stipulato nel 2017 con il Tribunale, con la Procura, con la Questura, il Commissariato, con l'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, con l'Associazione Nazionale Magistrati, con l'Università, con la Diocesi, stasera oggi era presente l'Arcivescovo, Sua Eccellenza Salvatore Visco, tutte le dirigenze scolastiche di Santa Maria. È stato un percorso bellissimo di educazione, di formazione alla legalità dei ragazzi, ci sono stati tantissimi incontri nelle scuole fin quando non è arrivato il Covid, che ha naturalmente bloccato questo tipo di iniziative. Abbiamo voluto ricapitolare tutto il lavoro fatto in questo libro, I 10.000 volti della legalità. Santa Maria Capua Vetere come modello di cooperazione istituzionale. Oggi l'Associazione Nazionale Magistrati ci porta una bellissima notizia, che il protocollo di legalità di Santa Maria Capua Vetere è stato scelto dall'Associazione Nazionale Magistrati Nazionale come modello, e quindi sarà uno dei 5 progetti l'anno prossimo in relazione al bere consapevole, che è fondamentale adesso fra le problematiche dei giovani. Siamo veramente molto soddisfatti di questo lavoro fatto. Il mio ringraziamento a Oscar Bobbio, che ha iniziato con me questo lavoro, ma a tutti i soggetti istituzionali coinvolti. La cooperazione, la rete fra istituzioni, fondamentale nella formazione dei giovani.